intervento. Grazie. Quando Leonardo Dari, che ringrazio con il cuore insieme a tutta l'Associazione Paolo Borsellino e a tutti gli organizzatori di questa manifestazione, di questo evento, che è quello conclusivo di un percorso lungo, mi chiese, anzi mi comunicò, di volermi attribuire questo, che per me è un vero onore presiedere quest'anno proprio Borsellino, ragionando, riflettendo, estendendo poi a Federico Cafiero, De Rao, che guida saldamente e autorevolmente la Procura Nazionale, insieme a un pool di magistrati di altissimo valore, riflettevo su questo. L'albo del premio Borsellino è ormai un albo molto lungo, per fortuna molto lungo, perché la vita del premio Borsellino è lunga, è di 26esimo anno, ed è un albo ricchissimo, straordinario, attraverso il quale è possibile leggere uno spaccato importante della storia del nostro paese, non solo della storia del contrasto alle mafie, della lotta contro le mafie nel nostro paese. Basta ricordare che tra i premiati vi sono Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, Oscar Luigi Scalfaro, Giorgio Napolitano e il Presidente Mattarella, che fu premiato alcuni anni fa. E quindi condividemmo da subito l'idea che si trattava, e devo dire che questo tentativo è molto ben riuscito, si trattava di far sì che il premio Borsellino di quest'anno, per la verità è da alcuni anni che questo tentativo è in corso, ma volgesse in modo deciso verso la rappresentazione più completa di ciò che è cambiato, di ciò che sta cambiando, certo nelle manifestazioni dei fenomeni criminali mafiosi, ma soprattutto nella risposta delle istituzioni, della società, delle forze dell'ordine, della magistratura. I premiati, non ne menziono nessuno perché le parole che sono state a loro rivolte sono assolutamente, anzi sono poche, se ne potrebbero aggiungere tante di più, le condivido in pieno e non voglio fare omissioni. I premiati di oggi rappresentano molto bene questo cambiamento che si è verificato in questi anni, in parallelo al mutamento appunto della presenza criminale delle mafie nel nostro paese. Si trattava, ecco questa era l'intenzione, si trattava di verificare se quella forte sollecitazione, quella invocazione, a volte quel grido di dolore che proveniva da questi grandissimi, come diceva adesso Lia Sala, da Borsellino, da Falcone, da Caponnetto, da quegli uomini straordinari del Pool e da altri che sono a loro succeduti, nel frattempo fosse stato meno raccolto dalla società, dalle istituzioni. Che cosa è accaduto in questi 26 anni? Che cosa sta accadendo? Qual è il grado di efficacia della risposta che la nostra società, le nostre istituzioni riescono a produrre? Ecco, io devo dire che noi non possiamo non sottolineare che molte cose negli anni sono cambiate e sono cambiate meglio. Quella grande alleanza che loro invocavano con parole, frasi che sono non tutte note, che loro invocavano tra la magistratura, le forze dell'ordine, la scuola, la cultura, l'informazione, sta facendo passi avanti e i premiati oggi rappresentano questa realtà in itinere, questa consapevolezza nuova che per fortuna fa passi avanti nella nostra società e nelle nostre istituzioni. Quella stessa consapevolezza che ha animato il lavoro che abbiamo cercato di fare in questi anni al Consiglio Superiore della Magistratura. I
magistrati sanno che nelle due consigliature precedenti la commissione antimafia non era stata ricostituita. Nel 2016 io ho voluto fortemente, attraverso l'attribuzione a una commissione già istituita, alla sesta commissione, riprendere un lavoro in questa direzione, non già per duplicare il lavoro che svolge la commissione nazionale, la commissione parlamentare antimafia, o quella che svolge per altri versi la procura nazionale antimafia, ma per far sì che nell'esercizio delle funzioni consigliari quelle esperienze, alcune delle quali sono qui rappresentate, una al nord, una al centro, una al sud, e anzi approfitto per menzionare, non so se lo avete già fatto, anche questa esperienza europea che abbiamo voluto quest'anno annoverare tra quelle meritevoli di attenzione, come già sta attraverso Filippo Spiezia, che oggi purtroppo ieri mi ha chiamato, ci ha chiamato, non è potuto venire da noi. Dicevo, valorizzare quelle esperienze, far sì che alcune delle migliori pratiche e prassi potessero essere diffuse in tutti gli uffici giudiziari italiani. È stato così che abbiamo prodotto, e i magistrati conoscono bene questa materia, alcune iniziative, alcune risoluzioni importanti, quella sulle misure di prevenzione, una delle esperienze più dure per me è stata quella di aver presieduto la sezione disciplinare sul processo Saguto e altri, e Elia è stata, ha vissuto un'esperienza che credo carica di una sofferenza enorme nell'accertare quei fatti, nello svolgere attività di indagine e poi nel avviare il processo. Poi questo lavoro che abbiamo voluto portare avanti sulla criminalità minorile, sulle baby gang, il questore De Jesu ne è stato protagonista e ne è protagonista direttissimo, sui minori appartenenti alle famiglie malavitosi, maltrattanti, tema delicatissimo, complessissimo, sul quale però abbiamo intrapreso una via ben precisa, sulle persone di alcune realtà che non avevano fino a quel punto ricevuto l'attenzione dovuta da parte delle istituzioni, penso per esempio alla mafia foggiana, garganica. Per fortuna il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e tutte le forze dell'ordine hanno fornito da subito una risposta immediata a seguito dei fatti di cronaca che conosciamo, e saluto affettuosamente l'amico e valorosissimo Luigi Savigna. Questa ed altre iniziative, ma soprattutto consentitemi, chiudo, di evidenziare lo sforzo che mi auguro sarà proseguito in questi anni, che noi abbiamo voluto fare per mettere insieme le esperienze migliori magistratuali, la testimonianza di numerosi magistrati, ce lo ricordava Alessandra Dolce poco fa, so quanti, tantissimi magistrati si confrontano, lavorano con le scuole, ma noi abbiamo voluto conferirgli una dignità ulteriore a questo lavoro che già esprime un impegno altissimo. Il lavoro che abbiamo fatto con il MIUR, Giovanna Bola ce lo ricordava, insieme alle altre istituzioni giudiziarie autonome, e il lavoro straordinario sulla memoria di questi anni. E tutte cose che stanno insieme o sarà molto difficile sconvincere i fenomeni mafiosi, anche quelli nuovi, pericolosi, che si manifestano per esempio attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. Vi racconto un episodio in un minuto per dirvi come quel lavoro parte da lontano, quello che ha portato alla desecretazione, pubblicazione degli atti. Agli inizi del mio mandato, 4 anni fa, il comitato di presidenza, il segretario generale, portò una delibera per costituire
la commissione scarto, voi direte che c'entra la commissione scarto, si trattava di individuare il presidente della commissione scarto. Chiesi, conoscendo questa materia, chi dobbiamo, e tu vicepresidente devi delegare qualcuno, stato segretario o componenti, a presiedere la commissione scarto. Immediatamente dissi, la presido io la commissione scarto. Il segretario generale sgranò gli occhi e disse, ma come il vicepresidente presiede la commissione scarto? Che cos'è la commissione scarto? È un organo per lo più che funziona per lo più in modo burocratico, che accerta l'entità, gli elenchi dei fascicoli che il personale formano, da destinare all'ufficio. Ora, alla prima riunione della commissione scarto da me presieduta, ci fu portato un elenco smisurato di fascicoli personali dei magistrati e io andai in profondità e purtroppo, dispiace dirlo, vi erano molti fascicoli che raccontavano pezzi di storia da mandare al macero, secondo incolpevoli redattori, assolutamente incolpevoli redattori di quegli elenchi. E io bloccai il macero, non solo lo bloccai, ma concludevo un progetto con i detenuti di Rebibbia per la digitalizzazione di tutti i fascicoli personali. Tra questi atti vi erano atti molto importanti che abbiamo tirato fuori. Ricordo questo, ricordo indelebile per me, quando si avvicinava il 25° anniversario delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, dissi io voglio vedere i fascicoli di Falcone e Borsellino. Lo chiesi a un bravissimo archivista, mi ci portò negli scantinati che voi probabilmente conoscete. Tirarono fuori questi fascicoli giallini legati con lo spago, eccetera, e mi emozionai, chiunque di noi si sarebbe emozionato, e dissi, non c'è più motivo per tenere gli archivi di questi fascicoli. Abbiamo le iniziative che conoscete. Ecco, il premio Borsellino di quest'anno ci aiuta anche a leggere questo mondo, a leggere ciò che straordinarie donne e uomini fanno per la diffusione della cultura della legalità e di contrasto alle mafie. Grazie a tutti voi. Grazie.